Ciao Paola e benvenuta. Ti ringrazio di essere qui oggi con me per raccontare la tua storia. E vorrei proprio per iniziare che ti presentassi un po' alle persone che ci stanno ascoltando, raccontando chi sei e che cosa fai. Ciao Valerio, grazie di tutto. Io mi chiamo Paola, e sono una mamma e lavoro come impiegata. Benissimo, e voglio chiederti che cosa ti ha motivato a contattarmi. Allora, ho deciso di contattarti perché mi sono trovata in un momento della mia vita in cui avevo bisogno di riuscire a vedere chiaramente un problema che da dentro non riuscivo a vedere. E la capacità di solito che ho di riuscire a allontanarmi, a vedere comunque da un altro punto di vista la cosa, in quel periodo non funzionava. Quindi ho cercato una persona che mi potesse dare la tranquillità, la fiducia di lavorare su questa cosa, di portarmi a fare il salto, di rivedere quello che non riuscivo a vedere. E visto che ti conosco e mi sono sempre trovata bene con te, in sintonia con te e mi fido di te, ho deciso di contattarti e di chiederti aiuto. Senti Paola, ti chiedo solo una cosa, ti va di spiegarci un po' meglio che cos'era questo problema? Dunque, il problema si è verificato dopo la nascita di mia figlia, quindi un po' con il cambio completamente dei ritmi di vita, una bimba piccola da gestire, prima esperienza quindi totalmente sconosciuta, probabilmente anche tutto il cambio ormonale ha influito, anche se magari non c'è, non, non, uno non riesce a rendersene magari conto sul momento. Mi hanno portato a non essere praticamente più me stessa, a ritrovarmi una persona che non volevo essere, una persona che reagiva magari, che si arrabbiava, una persona che non stava bene. Quindi ho deciso che dovevo sbloccare questa cosa, che dovevo vederla perché in un qualche modo sentivo il rischio che se non l'avessi fatto sarebbe diventata una cosa definitiva e quindi mi sarei trovata a essere la persona che non ero e che non volevo essere. E quindi ti ho chiesto aiuto per riuscire a vedere quello che non riuscivo a vedere e a lavorare su questo problema. E quindi diciamo, rispetto a questa cosa hai contattato subito me, non hai cercato delle altre soluzioni prima o tentato tu di risolvere il tuo problema da sola? No, io ho provato a risolvere il problema da sola, ma come ti ho detto prima, non riuscivo a fare quel salto che di solito riesco a fare. E, probabilmente perché questa volta o era un impatto emotivo molto forte, o magari anche la componente ormonale mi impediva magari di fare quello che di solito mi veniva spontaneo fare ad un certo punto del problema. E non ho contattato nessun altro perché, cioè, conoscendo te, avendo fiducia in te, la prima persona a cui ho pensato nel momento che ho detto ok, ho bisogno di aiuto, a chi lo chiedo, sei stato tu. E quindi mi sono affidata a te. Senti, e ora invece vorrei chiederti del percorso che abbiamo fatto insieme, se c'è stato qualcosa che ti ha colpito e che ti è piaciuto maggiormente. Mi è piaciuto molto il fatto che tu mi hai accolta, che nonostante la mia difficoltà a esprimermi, tu sia riuscito a cogliere il problema e a capire esattamente qual era il tipo di aiuto del quale io avevo bisogno. Subito l'aiuto che mi hai dato a me sembrava l'aiuto sbagliato, io pensavo di avere bisogno di un altro tipo di aiuto. E quindi questo mi ha portato un attimo in crisi perché mi sembrava una cosa difficile impossibile praticamente da realizzare quello che tu avevi proposto. E quindi mi ha destabilizzato, ma avendo fiducia in te, ho continuato a pensare a questa cosa perché dicevo, se Valerio mi ha dato questo spunto, sicuramente non me l'ha dato così, inutilmente, ci sarà un motivo per cui ci ho lavorato sopra e alla fine sono riuscita a
a capire che l'aiuto su cui tu ti sei focalizzato, che mi hai portato poi ad attivare, era la soluzione giusta per quel momento. Se tu mi avessi dato il tipo di aiuto che io del quale pensavo di aver bisogno, in realtà non sarei probabilmente riuscita a risolvere il problema, ma mi sarei infossata ancora di più nel mio problema. E quindi sì, sono al parco. E quindi questa tua soluzione, che a me sembrava impossibile, alla fine mi ha permesso di trasformarmi, mi ha permesso di lavorarci sopra e di cambiare il mio punto di vista e di riuscire a realizzarla. È stata la chiave di svolta, questo scontro tra quello che tu mi hai proposto e a me sembrava infattibile e la mia necessità di avere un aiuto diverso, che ha portato a questo sblocco. Sì, questo Paola è molto interessante, perché a parte che l'ho vissuto io per primo sulla mia pelle a suo tempo, e quindi capisco cosa vuol dire quando ti senti di non essere in grado di fare qualcosa, ti sembra troppo grande per te, ma è anche estremamente bello quando poi invece ti rendi conto che c'è quel click per cui riesci a farlo. Ed è anche vero che io penso sia estremamente importante essere, tra virgolette, oggettivi, no? Perché è ovvio, ognuno di noi, quando sta male, quando sta passando un momento difficile, vorrebbe sentire un certo tipo di risposta, vorrebbe sentire un certo tipo di esperienze, ma non è detto che queste siano quelle che realmente ci fanno maturare e ci fanno crescere. Quindi sì, è vero, io a volte cerco proprio il pelo nell'uovo per aiutare la persona a sbloccarsi, perché poi altrimenti non ti sto aiutando a sbloccarti, ma semplicemente ti assecondo in quello che stai vivendo, e non è quello il mio compito sostanzialmente. Benissimo Paola, guarda, io ho solo un'ultima domanda e ti voglio chiedere quali sono stati invece i risultati anche concreti che hai ottenuto attraverso il lavoro fatto insieme. E sono riuscita a sbloccarmi, sono riuscita a uscire da quella situazione che per me era abbastanza pesante, sono riuscita a vedere le cose in un modo diverso, a distaccarmi anche dalle emozioni che provavo e che mi affossavano, e quindi di riuscire a vedere più obiettivamente le cose e a poter attuare i comportamenti giusti per gestirli. Sono riuscita anche a recuperare i rapporti che in quel periodo si erano un po' incrinati, probabilmente anche a causa di come vedevo io le cose, di come sentivo le persone. E quindi questi sono stati dei benefici molto buoni. Poi durante la gravidanza ho sentito anche la necessità di recuperare una parte di me che avevo cioè che era attiva quando ero bambina e ragazzina e che poi avevo bloccato, perché avevo una specie di sensibilità che a volte mi spaventava un po'. Quindi non sapendo bene come gestirla, a un certo punto l'avevo bloccata. E l'arrivo di mia figlia mi ha portato a sentire la necessità di sbloccare questa cosa e di volerla recuperare. E quindi il percorso che abbiamo fatto insieme mi ha dato anche la possibilità di recuperare fiducia in me stessa, di recuperare la mia forza, e quindi di riaprire questa parte che io avevo bloccato e di imparare a gestirla al meglio. Sì, vero Paola, è bella questa cosa che hai raccontato, e ne approfitto per spiegare che effettivamente spesso mi capita, probabilmente anche per il tipo di approccio che ho e di lavoro che faccio, di lavorare con delle persone che tendono a bloccare non solo il proprio malessere nel fisico, ma anche, diciamo così, nella loro anima, no? E quindi con aspetti più energetici, con aspetti più spirituali, a volte anche avendo paura e rinnegando quella che può essere la loro vera natura, e quindi
anche le loro capacità, le loro risorse interne. E in effetti, devo dire, molto spesso con i miei clienti mi capita di lavorare, aiutarli a far fiorire anche questi aspetti che normalmente non vengono considerati, ma che comunque sono parte di noi e che quindi proprio perché difficilmente al giorno d'oggi nella società questi aspetti vengono considerati, tendono a essere nascosti, un po' tabù e quindi veramente vedo spesso il piacere proprio anche di aprirsi, di sentirsi liberi e non giudicati di fronte a un certo tipo di esperienza e di possibilità di esprimersi poi a 360 gradi, perché noi siamo anche questo di fatto. Benissimo, Paola, io ti ringrazio tantissimo della condivisione, ringrazio anche l'asinello che si è fatto sentire, però a parte gli scherzi, veramente ti ringrazio per aver condiviso con me e con le persone che ci stanno ascoltando in questo momento la tua esperienza, perché credo sia sempre estremamente importante poter mostrare al mondo anche quelli che possono essere i risultati che una persona può ottenere, perché magari all'ascolto ci sono altre persone che come te stanno in questo momento vivendo un momento di difficoltà, un momento anche di confusione, dove si sentono bloccate nel proprio corpo fisico, quindi da un punto di vista di malessere psicofisico, ma anche animico, più legato alla parte più sensibile e spirituale della persona, e magari hanno l'opportunità, grazie anche alla tua esperienza, di capire che possono aprirsi e possono cambiare la loro vita, migliorandola, ovviamente. E ti ringrazio veramente tanto di questa condivisione che hai fatto con me oggi. No, sono io che ringrazio te per l'aiuto che mi hai dato, per avermi dato le chiavi giuste per riuscire a sbloccarmi e per avermi aiutato ad accrescere anche la mia consapevolezza in modo da affrontare diversamente i problemi anche futuri e la mia visione della vita, insomma. Ecco, voglio chiederti un'ultima cosa, mi hai fatto venire in mente in questo momento sul discorso no, del futuro. Noi abbiamo lavorato insieme già un pochettino di tempo fa e quindi vorrei chiederti l'esperienza che hai vissuto con me, che abbiamo visto ti ha cambiato la vita e ti ha messo in contatto con parti di te che tenevi un pochettino sotto controllo, diciamo così. Ecco, oggi, anche a distanza di tempo, come ti senti? Come mi sento? Allora, quello che tu sei riuscito a farmi acquisire, la consapevolezza, a farmi riacquisire anche questa mia parte di sensibilità, di spiritualità, si sono mantenute nel tempo. Le ho acquisite e sono rimaste proprio, quindi le sto continuando a usare ogni giorno per affrontare la mia vita, i miei problemi, quello che si presenta. E continuo a lavorarci sopra anche per implementarle, insomma, per aumentarle, per vedere cos'altro arriva. E questo come ti fa sentire? Bene, mi aiuta moltissimo, mi fa sentire molto bene. Aver recuperato una parte di me è stato molto importante, molto bello. Se dovessi descrivere questo bene, anche a livello fisico, di come lo senti, dove lo senti, cosa vuol dire sentirti bene? Mi aiuta, cioè, mi sento più tranquilla, più in pace con me stessa, più completa. Mi sento anche più forte, più sicura di me. So di avere delle risorse che se magari ho bisogno, so di averle e di poterle usare. Benissimo Paola, guarda, ti ringrazio di nuovo per quello che hai condiviso con me e con le persone che ci stanno ascoltando. Ti ringrazio ancora, ringrazio le persone che ci hanno ascoltato fino adesso e niente, quindi vi auguro a tutti una buonissima giornata. Ciao Paola, grazie, grazie Ciao ancora. Vale, ciao, grazie a te.